Eccoci di nuovo qui, siamo in questo momento in due, sono Antonio Maria Rinaldi insieme a Lorenzo Romani, il mio fedele assistente, e continuiamo a parlare un po' di economia. Vi ho detto che ci sentiremo insieme tutti quanti i giorni, da lunedì al venerdì, da mezzogiorno a mezzogiorno e 30, e tratteremo di temi estremamente semplici. Cioè, noi vogliamo dare gli strumenti alla persona per poter capire certe tematiche che tante volte non si riescono a comprendere. E che sarebbe anche giusto non comprendere da un certo punto di vista, no? Perché, insomma... Beh, vogliamo essere un po' cattivi, posso essere un po' cattivi. Dai. Tante volte mi sono accorto, pur avendo, insomma, insegnando economia, che effettivamente i giornali, televisione, tutti i media, tante volte trattano degli argomenti in maniera un po' scontata, no? Come se tutti quanti fossero effettivamente dei grandi economisti. Sì. Poi però nella pratica pochi riescono a capire cosa c'è dietro le quinte. Noi cercheremo, anche con il vostro aiuto, perché sarete voi a chiederci certe cose, come cosa c'è dietro, cosa significa, cosa non significa. Noi daremo dei numeri. Guardate, da lunedì partirà la possibilità di poter collegarsi direttamente, in diretta, e farci delle domande, e naturalmente non specifiche, ma che interessino tutti quanti, ovviamente. Non ci dovete chiedere, ma come devo fare la dichiarazione dei redditi? No, neanche noi sappiamo. Non siamo dei commercialisti, non sappiamo. Però alcune tematiche, ad esempio, prima Lorenzo è stato bravo, ci ha detto che cos'è lo spread, perché ormai qui la parola spread è diventata veramente di uso comune, e parleremo anche di altre tematiche, perché noi vediamo che poi alla fine cosa succede? Che questi guai in Europa dopo alla fine vanno a finire sulle nostre spalle. Noi vediamo questa pressione fiscale che è diventata veramente impossibile. 55%. Noi in media lavoriamo quasi 7 mesi l'anno per pagare le tasse. Poi però non abbiamo un ritorno. Allora diciamo, ma ci siamo affidati a un sistema per il quale non riusciamo a capire bene, perché noi siamo disponibilissimi, anzi, questo lo devo dire, gli italiani sono stati eccezionali perché non si sono mai tirati indietro i sacrifici, però vogliamo vedere anche gli obiettivi, i risultati, perché altrimenti ci stiamo un po' avvitando. Quindi chiameremo anche i rappresentanti di categoria, cercheremo di parlare anche con altri esperti per capire dove noi stiamo andando. Voi numeri li sapete, però li ripeto, che è 06 65 79 63 48. Non chiamate oggi, però, non chiamate, da lunedì. Lunedì ci saranno in studio anche degli esperti di categoria, dove potrete fare delle domande anche a loro per riuscire a capire delle tematiche difficili. Non abbiate paura, fate domanda, non è una vergogna non sapere certe cose, anzi, cerchiamo di contribuire a capire. Per esempio, oggi su tutti i giornali campeggia il discorso del sì tedesco al fondo salvastati. La Corte, no? Costituzionale ha decretato legittimità del fondo. Ma che cosa sono questi salvastati, questi fondi, perché la Germania? Noi cercheremo di dare delle risposte abbastanza precise. Di avviare un percorso per farvi capire meglio quali sono questi meccanismi assai complessi, che anche persone coltissime non capiscono, anche perché, diciamo chiaramente, noi votiamo dei rappresentanti che dovrebbero essere nel cosiddetto palazzo per farci capire meglio quello che succede sui mercati internazionali, nelle banche e così via, anche perché altrimenti poi questa carenza di informazione semplice di fondo determina delle posizioni nella popolazione che sono controproducenti, si sfocia poi nei vari populismi, nelle varie demagogie che fanno tutto tranne che avvicinarci alla soluzione dei problemi. Cioè, in poche parole, noi vogliamo capire come mai da una situazione, non dico di stabilità, ma quasi, ci siamo ridotti in una situazione di precarietà. Cioè, noi abbiamo visto che negli ultimi 2 anni, 3 anni, la situazione è notevolmente cambiata. È inutile dirlo, noi vediamo i negozi che chiudono, i giovani che non hanno più accesso al lavoro. E questa è l'economia reale. Poi lo spread rimane molto... nel limbo delle... Sì, certo, però noi paghiamo le conseguenze di queste cose. Cioè, certo, se oggi come oggi, e l'abbiamo detto, c'è uno spread così elevato, che corrispondenza poi c'è nella situazione? Perché? Perché anche purtroppo per lo spread poi non si trova lavoro. E noi cercheremo di mettere in correlazione queste cose. Cioè, perché purtroppo tecnici, è così. Sono aspetti tecnici che però hanno delle correlazioni dirette. Vi ripeto,
sarete voi a dirci se siamo andati troppo sul tecnico, sarete voi a riportarci nei binari della comprensione, perché il nostro obiettivo è quello veramente di dare gli strumenti necessari per poter capire delle cose che effettivamente sono un po' a livello tecnico. Per se invece dovessimo volare troppo bassi, magari ce lo dite, siete liberi di... Assolutamente, assolutamente, anche perché la parola spread esiste da sempre, però era rimasta sempre nel silenzio. Ma sì, ma questa è un po' una nemesi, dal momento che in Italia si è parlato troppo poco di economia negli scorsi decenni, quindi questa è un po' una nemesi, se ne parla ora perché non se ne è mai parlato. Come spending giusto? Review, no? Noi spending abbiamo la mania delle parole inglesi, no? Per definire qualsiasi cosa. L'altro giorno alla fermata dell'autobus c'era una signora che diceva sto aspettando il bus. Tu scusi, che cos'è? Dice, ma come il bus? Ah, il bus. Dice, no, guardi, si dice bus. Ho detto, no, guardi, bus deriva dalla parola latina omnibus, che vuol dire per tutti, e dopo gli inglesi hanno preso le radici sono da quelle. Noi, esatto, gli inglesi li hanno presi da noi e noi abbiamo ripreso dall'inglese, siccome si dice bus, chiamiamolo bus almeno. Allora, ad esempio, la parola spending review, no? Adesso è di moda. Revisione della spesa. Che vuol dire? Chiamiamola per il nome giusto. Ci impegniamo a usare l'italiano, spesa. Allora? Sì, ci impegniamo a usare l'italiano, perché credo che già il 50% delle persone capisce perfettamente quando si dice in italiano certe cose. Spending review, se non è proprio un addetto ai lavori, non lo capisce. Allora, diciamo, revisione della spesa. Che cosa significa? Quali sacrifici imporrà alle famiglie? Ma questo lo diciamo domani. Oggi la prima dalla prossima è lo puntata. Spread. Sì. Lo spread, adesso purtroppo possiamo chiamarlo solo esclusivamente spread perché è entrato nel lessico comune anche italiano, altrimenti l'avremmo chiamato differenziale di rendimento. Così lo capiscono tutti. Ma ce ne sono tante di queste cose, non solo questo qui. Allora, io ridò la parola al mio Lorenzo e gli dico, senti, tu da giovane, perché lo diciamo, hai 29 anni, quindi più giovane di lui. Però in Italia sono giovane, all'estero sarei già un mezzo vecchietto, diciamo. È vero, sì, questo è verissimo, perché abbiamo visto che anche la classe politica negli altri paesi è molto più giovane. Beh, ma magari adesso Renzi ci salverà, vediamo un po', io non sono convinto. Io non lo so, io adotto questa politica, adesso lancio uno slogan, vediamo un po' poi dopo che cosa direte voi. Comunque noi non vogliamo rottamare nessuno. Assolutamente, diciamo, non solo non vogliamo, ma noi saremo assolutamente nella maniera più apolitica possibile, anzi il nostro slogan è imparzialità nella maniera più assoluta, perché io sono perfettamente convinto che nel panorama politico italiano, da sempre e maggior ragione adesso, ci siano delle persone estremamente valide in tutti gli schieramenti, come ci sono delle persone assolutamente non valide in tutti gli schieramenti. Siccome siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo un pochino stringere, nel senso che noi abbiamo la necessità assoluta di far fronte comune, di rimboccarci le maniche, perché ci dobbiamo rimboccare le maniche per salvare questo paese, cerchiamo di mettere insieme tutte le forze veramente, veramente in gamba che abbiamo, perché ne abbiamo di persone estremamente in gamba, e siano giovani o anziani non mi interessa il colore politico, anzi voglio lanciare un appello, siamo ormai già in campagna elettorale, perché bene o male lo vediamo dai toni, è avanzata. Io lancio un appello, perché il problema è votare o non votare. Bene, c'è molto sicuramente. Votate per chi vi pare, però coscientemente, sì, conoscendo, per carità, io non entro nel merito, però il messaggio è questo: votate per chi vi pare, ma votate. Lo sapete perché? Perché chi non vota vota Merkel. Sì, avete capito bene. Chi non vota vota Merkel. Perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che chi non va a votare, vuol dire che gli sta bene questa situazione, quindi certo. Gli sta bene che ci sono alcuni paesi, in primis la Germania, che ci commissariano. Certo. Almeno cerchiamo di mandare della gente che decide a casa nostra. Però precisiamo anche che se qualcuno ci commissaria è perché noi glielo lasciamo fare. Ah, ecco, certo, e questo nostra. Sarà un po' il punto focale intorno al quale imperniremo tutta. Però io sono molto fiducioso, perché poi alla fine noi riusciamo sempre a fare il gol in zona Cesarini e vincere all'ultimo. Tra l'altro vi accorgerete che io e Antonio a volte abbiamo delle visioni un po' differenti sulla... Ma è giusto che sia così. Quindi sarà anche una sorta di dibattito, di sfida, ecco. Non di sfida, ma di... dibattito tra noi due, per farvi capire meglio quali sono le diverse posizioni in campo. Perfetto. Allora, mi raccomando, io vi ridò un'altra volta il numero in maniera tale che lunedì siete pronti, ed è 06 65 79 63 48. Io vi ringrazio, vi ricordo che noi andremo in onda da mezzogiorno a mezzogiorno e 30 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e saremo a disposizione
per rispondere veramente in maniera molto semplice, o almeno questa è la nostra intenzione, il nostro tentativo, di tutte le istanze con un contenuto economico. Vi ringrazio, ridò la linea al nostro bravissimo regista Matteo. E buon weekend a tutti. E buon weekend, grazie.